Sono molto contento, negli ultimi mesi ho percorso molto il territorio a confrontarmi con tutti gli operatori che operano giorno su giorno sul campo e quindi ci siamo scambiati molte idee e sono contento che le idee esposte e la mia disponibilità è stata premiata con il voto di oggi. Sicuramente da oggi inizia un nuovo lavoro, una nuova era all'interno del nostro mondo della pallamano, però cercheremo comunque di coinvolgere tutti e di ripartire con un progetto a lungo termine, obiettivi chiari e quindi di rilanciare un po' la pallamano. Ecco, che cosa c'è nei prossimi step operativi di Stefano Podini, presidente della federazione? Ma sicuramente dobbiamo partire, non possiamo fare tutto subito, quindi sicuramente si riparterà dalla formazione, dai tecnici, da tutti gli esami dei tecnici che sono rimasti un po' in sospeso in quest'ultimo tempo, ma poi tutte le competizioni anche da rivedere e il grande lavoro da fare a livello di pianificazione per il futuro, la comunicazione e il marketing, cercare di creare questo prodotto e sfruttare le vittorie delle nostre nazionali, appunto, per andare a vendere meglio questo prodotto. Questi sicuramente sono i compiti più immediati con i quali dovremo confrontarci. Tra l'altro in un periodo che in realtà si apre ed è già subito rovente perché c'è il Festival della Pallamano che sarà una nuova occasione per incontrare larghissima parte del movimento, poi due campionati europei giovanili delle nostre nazionali e poi c'è questa ciliegina sulla torta dei mondiali che sicuramente ha fatto battere il cuore in maniera indistinta a tutto il movimento, a tutti gli appassionati. Sì, assolutamente un impegno dietro l'altro, tutti molto importanti. Sicuramente Misano, mi è giunta voce che abbiamo un grandissimo numero di iscritti, molto più alto dell'anno scorso, quindi vuol dire un'organizzazione più grande, un impegno un po' da tutto il gruppo federale di affrontare e soddisfare quelle che sono le richieste del nostro movimento. Quindi dovremmo forse iniziare già lì meglio a selezionare quelli che sono i nostri piccoli talenti, seguirli meglio già da piccoli come fanno all'estero e quindi è sicuramente uno dei compiti sui quali dovremmo confrontarci.